E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringi Luca Tech. Ragazzi, questo è un video extra dove andremo a fare un velocissimo unboxing. Infatti ho due pacchi qui sotto, uno mi è arrivato ieri, un altro un paio d'ore fa, e sto fremendo da aprirli. Ragazzi, sono veramente euforico per questi due pacchi. Sono, mi sembra, tre prodotti, ma ne parliamo dopo. Prima devo scusarmi un po' per l'audio, ma sono in una stanza molto molto grande e potrei avere qualche problema di eco. Detto ciò, ragazzi, non perdiamo tempo e passiamo direttamente ai prodotti. Ok ragazzi, ho appena sistemato la seconda videocamera, che sarebbe il mio S8 Plus, per l'inquadratura direttamente sul pacco. Quindi non perdiamo tempo e andiamo ad aprire direttamente questo primo pacco di Amazon con facile apertura. Facendo così riusciamo ad aprirlo facilmente con questa comoda strip e andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Oh, questo sì, lo aspettavo e guardate un po' qui, questa casa credo che già l'avete vista molte molte volte qui sul mio canale YouTube. Ops, ho dimenticato il coltello, vado. Ok ragazzi, eccomi qui con il mio solito amico coltello. Chi mi conosce da un po' conosce già questo amico, altrimenti andatevi a vedere i video che vi lascio qui sopra in descrizione. E andremo ad aprire questo pacco con queste facili aperture. Ok. Oh sì ragazzi, lo stavo aspettando. È il classico cavo di Anker, quello in treccia, super resistente. Mi aspettavo anche la custodia. Questo è per Samsung Galaxy S8 Plus, cioè USB-C, non solo per Samsung Galaxy S8 Plus, ma mi sembra un po' diverso dal classico, quello rosso che io ho sempre, però Lightning. Lo vado a prendere. Eccomi qui. Ebbene sì ragazzi, è un po' diverso. E questo qui, USB-C, è molto molto più spesso rispetto a questo Lightning. E i connettori sembrano anche molto molto più grandi. Ma cosa è successo? Devo andare a leggermi qualche specifica, mi sa. Sì. Dopo di questo video che sto registrando, corro a leggere il perché questo è molto più grande di questo. Vabbè. Ok, facciamo un po' di pulizia, va? Questo lo lanciamo là. Questo lo lanciamo lì. Lasciamo qui il cavo. E passiamo alla vera bomba. Eccolo qui, ragazzi. Questo è un pacco molto molto più grande. Sempre aiutato dal nostro amico coltello, andiamo a spacchettarlo. Sì, posso riuscire senza farmi male. Ce la farò. Ce l'ho fatta. Oh, vedo già qualcosa di interessante, voi che dite? Questa marca oramai sta spopolando su internet e guardate un po' qui, spero riusciate a vederla bene, tolgo magari la pellicola, ve la lascio qui in modo da farvela vedere bene. Sì, è proprio lei, Fresh and Rebel. E poi qui vi farò vedere, c'è ancora un altro pacchetto. Ragazzi, andiamo ad aprire queste cuffie wireless. Sono veramente euforico per queste perché sono davvero bellissime, ragazzi. Ho visto qualche video su internet di Otto Kliman, mi sembra, Manuel Agostini sicuramente, e ne hanno parlato davvero davvero benissimo. Wow, ragazzi, la prima impressione è davvero fantastica. Sono molto molto belle, la confezione è stupenda. Andiamo a vedere cos'altro c'è. Qui c'è come un pacchetto che andiamo ad aprire sempre con il nostro amico coltello. Ecco fatto. Ah, sì. Cavo micro USB per la ricarica e cavo, ma come cavolo? Spiegatemi come si apre! Ah, ok. Wow! Cavo in treccia, addirittura, bellissimo. Complimenti a Fresh and Rebel perché ha una qualità dei materiali è davvero davvero unica e irripetibile. Guardate questo cavo quanto è bello, molto molto bello. Con il microfono con interruttore uno solo, ma è davvero bellissimo.
Complimenti a Fresh & Rebel. Mettiamo questo da parte. Lanciamo gli scatoli sempre a go go. E lasciamo i prodottini qua. Oltretutto ho preso due prodotti da testare, tutti e due di un colore abbinato, in modo da poter fare un abbinamento con il mio S8 Plus. Eh sì, ragazzi. Ora andremo ad aprire l'ultimo pacco. Questo l'abbiamo già visto sul mio canale. Mio fratello mi ha chiesto di riacquistarlo, dato che anche lui ne aveva bisogno, quindi direi di fare un unboxing velocissimo, giusto per chi se lo è perso. In pratica non è altro che un Bluetooth per auto. Andiamo a vederlo molto molto rapidamente. Ok, eccolo qui. È un Bluetooth per auto che si collega tramite AUX alla propria macchina e si va ad inserire il jack per la ricarica. Queste sono delle piastrine 3M che vanno collegate, più che altro appiccicate sulla macchina, per poi, questo è calamitato, quindi vedete come funge. E poi abbiamo il pezzo forte, direi, no? Lancio sempre le cose. Eccolo qui. È un caricatore multipresa da 3 prese per la macchina, molto molto comodo e davvero funzionale. Per la macchina 3 posti sono utili. Ok, mettiamo anche questi qui. Direi di lanciare anche questi scatoli. Ed eccoci qui, ragazzi. I prodotti che ho testato, adesso voglio vedere come mi stanno queste. Wow! Sono veramente comode. Molto comode. Fico! Ok, mettiamole da parte e facciamo la chiusura del video, forse è un po' meglio. Facciamo un'impostazione carina per tutti i prodottini. Magari vi faccio una miniatura. Ok, ragazzi, i prodotti sono finiti e... Ma come? Non hai più pacchi, mi diranno in molti, ma... Ragazzi, le aziende purtroppo non mi mandano ancora niente e solo voi potete aiutarmi a farmi crescere e a farmi inviare prodotti anche da questa casa che fa dei prodotti davvero fantastici. Ho provato a contattarli, ma è inutile, sono ancora troppo piccolo per farmi mandare dei prodotti. Quindi ragazzi, io devo solo acquistarli e portarvi delle recensioni, quindi vi chiedo scusa se non porto prodotti magari costosissimi o compilation di vari prodotti, ma è solo questo il motivo. Ok, vi ho fatto la lagna delle aziende che non mi mandano i prodotti e quindi torniamo alla chiusura, va? Che è meglio. Ragazzi, dicevo, noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube con la recensione di queste bellissime Fresh & Rebel, ma prima voi andate a iscrivervi al canale qui sotto, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.